Benvenuti a tutti in una nuova puntata di City Report. Andremo quest'oggi a parlarvi, continuiamo il piano stazioni, luoghi dove i viaggiatori si trovano a fare brutti incontri, trash, pericolo, una situazione di abbandono totale che nessuno fino ad oggi ha evidenziato. Si evidenzia sempre la stazione centrale, alcuni luoghi molto grossi che sicuramente hanno dei problemi, ma a Milano ci sono diverse stazioni dove sono i pendolari, gli studenti, eccetera. Oggi ne evidenzieremo una, cioè quella di Porta Romana, passante ferroviario. Siamo qui con due graditissimi ospiti, Matteo Forte, che tutti conoscete, consigliere comunale di Milano Popolare. Buonasera, grazie. E con Fausto Montrone, esperto di sicurezza, anche lui noto per i vari filmati, per tutto quello che ha fatto in precedenza. Oggi ci troviamo a Porta Romana, quindi siamo in una zona centrale, tra la zona 4 e la zona 5, in un luogo che dovrebbe essere stato riqualificato secondo quello che c'era stato detto, dove invece purtroppo vedrete i filmati, mamme e bambini hanno problemi a passare per la presenza appunto di questi spacciatori, non senza tetto, questi sono purtroppo tutti pusher, e di una comunità musulmana che si ritrova lì per pregare, non si capisce come mai non vada in un altro posto, ma preferisco uno scalo abbandonato. Vedremo anche questo durante il filmato, possiamo agevolare. Grazie regia. Ed eccoci, siamo in Corso Lodi, angolo via Brembo, e oggi andremo ad esplorare questa struttura che è la stazione di Porta Romana, che ci è stata più volte segnalata per le questioni dei bivacchi, degli abbandoni, dei rifiuti, ed ecco quello che possiamo trovare in anteprima. Ed ecco, come potete vedere, stiamo costeggiando la via Brembo. E questo è il perimetrale sul lato sinistro, una vera e propria discarica, sicuramente non igienica, un rischio sanitario e biologico molto grosso. E lungo la rete troviamo diversi punti che sono stati tagliati e divelti proprio per permettere l'ingresso all'interno di questo spazio, che vi ricordo che è la stazione di Porta Romana, municipio 4, e anche per oltre entrarvi, gettarvi rifiuti e fare qualunque cosa al riparo da occhi sconosciuti e dagli occhi della polizia, di chi deve controllare il territorio. Proseguendo sempre lungo il perimetrale troviamo degli altri varchi tagliati appositamente, questo addirittura è nastrato, segno quindi che qualcuno, credo la polizia municipale, lo abbia già visto e individuato. Ve li facciamo vedere questi ingressi, ma vi chiediamo gentilmente di non ripetere quello che facciamo noi, perché rischiate di farvi del male per la vostra incolumità, sia per quello che potete trovare come persone che per quello che potete trovare dentro come trash, degrado e diversi problemi. Siamo con un signore qui col bambino che sta passando in via Brembo, questa situazione qui a fianco alla stazione di Porta Romana, cosa mi puoi dire? Questa stazione è sempre stata così degradata negli ultimi 15 anni, quindi non è una sorpresa vederla così oggi. Non so che dire altro, perché le immagini parlano da sé. Tu sai che ci sono un sacco di persone che vivono sia in questa costruzione in cemento che in 5-6... Sì, ma all'inizio non avevano neanche murato le finestre. Poi hanno murato le finestre per ridurre il problema, ma non hanno risolto un granché. Io avevo un'amica che aveva un tabacchi qua, mi aveva detto che 75 anni fa il nonno aveva venduto il locale in via Torino perché questa zona doveva essere sviluppata. Se questo è lo sviluppo, non lo so. Va bene, scusami per il tempo che ti ho rubato, ti ringrazio. Grazie. Ed eccoci in un nuovo sopralluogo, stiamo proseguendo il nostro controllo delle stazioni, in questo caso come potete vedere dal cartello siamo alla stazione di Milano Porta Romana, dove ci sono diversi bivaccanti, ci hanno segnalato spaccio di droga e persone che qui sicuramente non ci dovrebbero stare.
oltre che il problema della sicurezza dei binari ferroviari, vi vorrei ricordare, e chiedo a Paolo Rusconi di fare una zoomata, dove ci sono quelle tende gialle, era l'ex parte della stazione che eravamo andati a visitare qualche tempo fa di fronte a Praga, a Prada, le officine quelle di riparica meccanica. Adesso vi facciamo vedere, guardate che roba. Sopra ci sono le persone che stanno passando sul cavalcavia. Vi ricordo che siamo in Corso Lodi, Piazzale Lodi, quindi una via centrale di Milano. Ci proseguiamo, siamo qui nella via laterale, via Brembo, guardate, immondizia, gettata da ogni parte, anche da questa parte. Questi sono la fine dei binari, dall'altro capo avevamo le officine che siamo andati a visitare qualche tempo fa, poi sono state sistemate adesso col piano grandi stazioni. Andiamo a vedere perché ci sono state segnalate, a parte le costruzioni che vedremo dopo e che sono occupate, quelle in muratura, ci hanno segnalato che ci sono delle baracche dove sentono profumi di cucina. Tra l'altro dall'altro lato, proprio a chiudere questa baracca, sul lato strada, sul marciapiede, è posteggiato un camper. Il cammino, come vedete, non è molto agevole. I signori che sono da questa parte, abusivi, che occupano, entrano dall'altra parte. Noi siamo entrati dall'ingresso, tra virgolette, più comodo. Questa è tutta l'immondizia che viene gettata. Non si sa da chi, ma presumibilmente non dall'esterno. Adesso in questo momento stiamo riprendendo il Palazzo Rosso Basso, che è un centro di accoglienza per gli immigrati, per i profughi, a quanto ci è stato detto da persone che ne sanno, che è uno di quelli sponsorizzati dall'assessore Maiorino. Siamo passati dall'altro lato, come sempre in questi luoghi dove si occupa, si pernotta abusivamente e senza farsi chiaramente riconoscere, essendo dei perfetti sconosciuti, troviamo bottiglie di urine, immensi detriti con giubbotti, trolli, bevande, succhi di frutta e bevande alcoliche. Ma non è finita qui. Come vedete, più si è vicini alla struttura comunale, diciamo controllata, più pulizia tra virgolette c'è. Peccato che tutta quest'area è molto più grande ed è conciata in una maniera incredibile. Come sempre, solo City Report vi può documentare delle esclusive, le situazioni più pericolose e degradate di Milano. Direi che anche su questa non c'è da mettere dubbio che la situazione sia così. Il tutto di fronte alla sede di Prada, Corso Lodi, la Standa, le vie, diciamo, eleganti del Piazzale Lodi. Qui addirittura vedete c'è una rete che non arriva qua per caso, con un'altra bottiglia di urina sotto e dei resti di un pranzo o una cena vissuta qui. Pensate quanti esseri umani vivono veramente in una condizione limite, qua sotto gli occhi delle persone, comunque di un quartiere benestante che si può permettere tante cose. Ecco, diamogliene una dimostrazione di che cos'è l'accoglienza indiscriminata. Guardate quel capanno.
Vi posso dire che qui i capanni non sono uno, sono moltissimi. Però peccato che nessuno abbia avuto il coraggio di venire qui a documentare questo, forse perché dà fastidio, forse perché fa paura, o forse perché purtroppo fare reportage vuol dire camminare, rischiare pericoli, uscire la notte, il giorno, il sabato e la domenica, e non tutti sono in grado di farlo. Allora, guardate qua il giaciglio, come potete vedere non c'è nessuno, per fortuna, perché questo sicuramente non è un posto dove le persone debbono vivere, in una Milano del 2019 governata dalla sinistra, che è così buonista e così aperta per gli immigrati da farli vivere, con le immagini di Paolo avete già visto, in questa condizione qui, con delle cassette di legno che fanno da tetto e da pareti, un sacco a pelo sotto la pioggia, all'ombra, nuovo complesso della casa di moda Prada. Quello che potete vedere da questa parte, quindi sul lato destro della stazione, verso Piazzale Lodi e il corso, sono le macchine del Comune di Milano e il refettorio. Oltre quella barriera arancione, guardate che spettacolo, materassi, reti. Certo che se il piano accoglienza è questo, e se l'ordine che vogliono insegnare a questi nuovi cittadini che arrivano, l'integrazione è fatta di macerie, immondizia, sporcizia e illegalità, siamo messi male. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo, sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Audi A4, 1.8, 20 valvole del 1998 con 20.300 km certificati. Unico proprietario, condizioni da vetrina, automobile storica, possibile iscrizione ASI, un anno di garanzia a 5.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso, sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di qualità scontati del 20%, poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca leggeri, traspiranti, anallergici scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore.
Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ed eccoci rientrati dopo questo filmato che ancora oggi, passato qualche giorno, mi lascia abbastanza preoccupato. Faccio la prima domanda a Matteo Forte, che è in consiglio comunale. Se ci puoi dire qualcosa su questa area, cosa ne sarà, insomma, quello che c'è adesso, cosa ne pensi? Beh, su cosa sarà rimane un po' un discorso nebuloso, nel senso che il consiglio comunale finora ha discusso di quell'area all'interno dell'accordo più generale sugli scali ferroviari, l'accordo di programma tra comune, regione e ferrovie dello Stato. Di fatto quello che poi appunto deve essere realizzato in queste aree, che ricordiamo sono 1,2 milioni di metri quadri in tutta la città, cioè gli scali ferroviari come quello che abbiamo visto, Farini, Greco, Lambrate eccetera, fino a San Cristoforo, sono 1,2 milioni, cioè quanto l'area Expo, quindi stiamo parlando di queste dimensioni. Quello che avverrà lì dentro in futuro, noi abbiamo dato delle linee guida per fare l'accordo di programma, dopodiché il Consiglio Comunale lì è rimasto, nel senso che attività informativa o progetti vari non sono ancora arrivati. Sono stati fatti alcuni bandi, per esempio per lo scalo Farini, dovrebbe essere fatto nel giro di qualche mese, se non addirittura qualche settimana, da Ferrovie dello Stato un bando sullo scalo di Porta Romana. Il problema qual è? È che questo bando è un po' appeso al destino di Milano come sede delle Olimpiadi del 2026. Quelle diciamo che i cittadini che vedono queste situazioni le subiscono, devono sperare che il CONI o chi per esso ci dia la possibilità. Sì, esatto, adesso il Comitato Olimpico che vede appunto Milano concorrere con Stoccolma. E il caso di Porta Romana, per cui finisco subito questo aspetto per poi arrivare al vero dato politico, per cui lì si immagina, si ipotizza di poter fare per esempio il villaggio olimpico se si dovessero vincere, appunto, se si dovesse vincere la candidatura sulle Olimpiadi. Qual è il dato politico? Che questa vicenda particolare mostra un po' il problema che abbiamo a livello generale, cioè un'amministrazione, quella sala, che aspetta anni di avere un evento, di vincere un concorso, di portare a casa un risultato come le Olimpiadi, per cui qualificare tutto il mandato di 5 anni. Manca, diciamo, l'ordinaria amministrazione, che poi è quello che abbiamo visto, cioè la messa in sicurezza degli spazi, la pulizia, il contrasto al degrado, la sicurezza urbana, il contrasto all'illegalità, eccetera. Tutto questo manca, l'ordinaria amministrazione manca perché ci si appende alla straordinaria amministrazione, cioè alla possibilità di vincere le Olimpiadi del 2026 e quindi adesso sullo scalo di Porta Romana aspettiamo di capire cosa succederà, cosa decide il Comitato Olimpico Internazionale, perché così magari faremo il villaggio olimpico. Beh, ti devo dire purtroppo triste notizia, ma in realtà quella che stai dicendo, chissà cosa ne penserà la ragazza scippata sulla banchina ieri mentre aspettava il punto che passasse il treno, che ha visto poi le persone che l'hanno aggredita scappare da quel tunnel e andare dentro lo scalo di Porta Romana, insomma, anche Trenord in questo caso, credo sicurezza stazioni, qualcosa c'entra. No, assolutamente, c'entrano tutti gli attori chiamati in causa, poi ognuno secondo le proprie responsabilità, perché appunto sulla sicurezza, diciamo, sia le ferrovie che il comune dovrebbero chiedere poi alle autorità preposte, no? Però tutto questo passa in secondo piano perché c'è il grande progetto di sala di portare le Olimpiadi lì.
Anche per esempio il tema dell'uso temporaneo di quegli spazi prima della riqualificazione, che avverrà da qua ai prossimi 10-15 anni, evidentemente parlando di un milione e due di metri quadri, come dire, non è molto curato. E lo possono dire gli abitanti delle zone più verso via Ripamonti, via Lorenzin, perché lì, come dire, si è creato uno spazio, per esempio, per i concerti all'aperto nei periodi tra marzo e ottobre, che va bene, ma uno, non hai risolto il problema dell'intera area. Due, anche lì il comune deve fare la sua parte, cioè la gestione di tutto, anche il contorno, la sicurezza intorno. Noi sappiamo, credo che tu lo abbia anche documentato in altre occasioni, che da quando è partita la stagione dei concerti, intorno a via Ripamonti e via Lorenzini è successo il caos più totale. Assolutamente. Cioè sì. Senza controllo di vigili, di polizia, si creavano concentramenti di persone, non parliamo dei parcheggi. Era una zona che non era predisposta a quella funzione. Assolutamente, ragazzini che venivano trovati nelle cantine dei palazzi lì intorno, che si ubriacavano, che facevano i loro bisogni fisiologici, magari si drogavano anche. E che poi rischiano di finire magari all'interno di questa stazione tra personaggi che potrebbero fargli qualcosa. Esattamente. Quindi il tema è l'ordinaria amministrazione, che qui manca sulle cose basilari. Perché? Perché si spera in un evento che garantisca la straordinaria amministrazione e risolva tutto come se fosse la panacea di tutti i mali. Insomma, il governo sale una lotteria. Fausto Montrone, dopo che hai visto anche tu queste immagini, la questione della sicurezza, ma al di là dell'interno della stazione, che non dovrebbe essere vissuto, quindi parliamo della parte più interna, ma la banchina, con addirittura le capanne stabili di gente che vive a fianco ai viaggiatori che aspettano il treno. Sì, questa è l'ennesima situazione, l'ennesimo luogo terra di nessuno, dove veramente regnano degrado e incuria e insicurezza, perché ho visto dai filmati addirittura persone che attraversavano binari in esercizio, ricordiamoci. Ieri è morta una persona, un lavoratore in questo caso. Perfetto, comunque questo c'è una doppia insicurezza, se possibile, in aree così degradate. Giustamente il consigliere Forte diceva che non si può aspettare il terno all'otto per risanare una situazione che Tullio ha magistralmente descritto, di degrado appunto. Cosa fare? Fare un intervento finanziato in attesa dell'eventuale Olimpiade o dell'eventuale Expo nuovo e poi addebitarlo all'attore che vincerà l'appalto per riqualificare l'area. Io quando coordinai il risanamento dell'area Zama Salomone, conosciuta come l'autoparco della mafia, l'attore principale si accolò le spese di bonifica dell'area una volta e poi queste spese vennero ripartite tra chi, i soggetti privati che vinsero l'appalto per costruire delle palazzine. Quindi è una cosa talmente semplice che veramente non farla è assurdo. Adesso non voglio aggiungere polemica alla polemica, adesso abbiamo Beppe Sala che ha chiesto l'aumento del biglietto. Questi passeggeri che prendono il passante non dovrebbero essere tutelati? Oltre sì. Che pagare qualcosa in più per il biglietto pare che assolutamente, è obbligatorio. Assolutamente, a fronte di un maggiore sborso chiunque deve avere maggiori garanzie, tanto più se sono di sicurezza e di tutela personale. Tra l'altro mi è stato detto, quindi ve lo anticipiamo e sono contento che ci sia anche Matteo Forte in questa situazione, che tutta l'area del passante da appunto Piazza Tirana ad arrivare a Bicocca, quindi l'università, è tutta una capanna unica, è tutto un abusivismo, sono tutte costruzioni, riciclaggio di auto rubate, smontaggio di auto rubate. Io ho già visto qualche immagine che abbiamo girato questa settimana, la vedrete nella prossima. Ma è possibile che nessuno controlla queste aree perché sono all'interno delle mura ferroviarie? Allora, diciamo, torniamo un po' su quello che tentavo di spiegare prima. Allora, uno, innanzitutto ci deve essere un progetto di riqualificazione di questo milione e due di metri quadri che riguardano la città di Milano, e su questo, come dire, ci si è concentrati sull'accordo di programma, che va bene. L'aspetto della riqualificazione fortemente voluto da noi gruppi dell'opposizione è stato non basta fare qualche alberello, qualche pista ciclabile, un po' di verde per dire che la Milano progressista di centrosinistra guarda all'ambiente, eccetera, eccetera, perché non è sostenibile, non è fattibile.
occorre anche un progetto di riqualificazione vera e propria che per esempio sfrutti il sedime ferroviario che c'è, e quindi lì abbiamo reinserito, perché ricordo nell'accordo di programma fatto dall'ex vice sindaco De Cesaris non c'era, era stato tolto, abbiamo reinserito la Circle Line. Che cos'è? È la metropolitana esterna, per cui passante e metropolitana esterna, che vuol dire passaggio di treni ogni 3 minuti, che vuol dire collegare la città in modo circolare senza passare dal centro come invece ora fanno tutte le linee metropolitane, vuol dire collegare tutte le stazioni ferroviarie, pensiamo questo cosa vuol dire per i pendolari, vuol dire collegare tutte ulteriormente le nuove linee metropolitane, con appunto una frequenza di treni che rende poi anche tutto quel passaggio, tutta l'area degli scali ferroviari, una cosa completamente diversa. Ma per arrivare lì, cosa che ripeto l'amministrazione Pisapia non voleva più arrivare, ma per arrivare lì occorre tutta la gestione nel mezzo, nel mentre. Questa gestione, allora è chiaro che non è competenza solo del consiglio comunale, del comune, dell'amministrazione comunale, però ci deve essere un impegno dentro questo accordo con Ferrovie di gestire la situazione, perché noi abbiamo visto adesso, poi magari dopo lo farai vedere ancora meglio, abbiamo visto addirittura dei musulmani che vanno a pregare in queste aree, altro che moschea abusiva lì, altro che moschea abusiva. Ma ne è stata appena sgomberata, tra virgolette, una in zona. Perché quindi... voglio dire, un conto è quello che va nel garage e crea la sala di preghiera, che non è proprio sala di preghiera. E allora si può anche fare un discorso, poi io lo sai bene, sono uno di quelli che dice attenzione agli interlocutori, scegliamo bene gli interlocutori. Ci sono interlocutori che, se anche sono nel garage, diciamo, cerchiamo di dialogare e trovare una soluzione dignitosa. Ma qui non siamo neanche nella situazione del garage, cioè andare sotto il ponte della stazione di Porta Romana c'è qualcos'altro. E farci le feste, sgozzare gli animali, mi limito lì, poi vedrete. Lo dicevi tu appunto mentre il filmato scorreva, cioè lì c'è qualcosa di più, non è solo un tema di legittimazione di una comunità di credenti, di una legittimazione di una comunità straniera di musulmani, c'è qualcosa di più. Allora è chiaro che lì ci vuole la politica, è chiaro che lì manca la politica, manca una gestione politica che affida agli interventi futuri, tra cui l'auspicata vittoria della candidatura alle Olimpiadi, la soluzione dei problemi. Ma così non si certo. amministra, così non si certo. gestiscono gli spazi. Fausto, quello che invece volevo dire a te, in questo caso, in questa stazione, si è visto che c'è una comunità magrebina che gestisce gli ingressi, gestisce il culto e gestisce le attività illecite. Sono tutti, li trovi tutti all'inizio della stazione, sono quelli che minacciano i passeggeri, sono quelli che segnalano se qualcuno sta passando i binari per seguire il loro percorso e arrivare nelle loro case di cemento col televisore al plasma curvo, eccetera. Quello mi ha sconvolto veramente, vedere una roba del genere lì sotto. Ma pare che invece qui il problema, secondo la giunta, non ci sia, nel senso che loro danno tutte le cose per staccate una dall'altra, quindi il culto è una cosa, lo spaccio è un'altra, invece possiamo dire, ti posso dire che in diverse situazioni del genere, purtroppo un certo tipo di religione molto estremista, si vede anche dagli abiti, è legata anche a un finanziamento di un certo tipo che è dovuto comunque maggiormente a attività illecite. Chiusa questa parentesi, secondo te Trenord, che è questo vagone, questo treno che passa sui binari e conduce i passeggeri, è possibile che nessuno di quelli che guida questo treno, noi sappiamo che sono arrivate 23 segnalazioni di gente che attraversava i binari, che è stata mancata magari per un pelo, mm-hmm. anche perché succedono risse, e qualcuno scappa e corre, arriva al treno, eccetera. È possibile che anche su Trenord nessuno della sicurezza Trenord abbia pensato per il proprio treno, lasciamo stare la stazione, e per la sicurezza dei viaggiatori di dire qualcosa? Sì, beh, io ritengo in effetti molto grave più che altro l'aspetto precedente, poi ti risponderò anche a quest'ultimo, nel senso che se è vero quello che hai documentato, che hai registrato, che esiste un'organizzazione di persone che gestisce quegli spazi come se fossero propri, un proprio territorio di spaccio o per delinquere. Scusami se ti interrompo, Fausto, anche settimana scorsa a Garibaldi stessa cosa. Certo, gli spettatori dicendo, lo sanno. È già gente il secondo che caso. Dormiva fuori, e un gruppo che gestiva il traffico dello spaccio di droga sul corso Como, perché è frontale, quindi pusher vende al dettaglio, e lì dentro c'erano le scorte più grosse. Quindi, non è un caso. Quindi oltre all'aspetto
grave, di, anche drammatico, di guerra dei poveri, ma dove dei poveri più sostenuti, più crudeli, possiamo usare il termine, occupano il territorio quasi militarmente, con tanto di sentinelle registrate dalle immagini, documentate anche dalle forze dell'ordine, che avranno chiaramente... Sì, erano sopra, che stavano facendo, ecco, le fotografie. Avuto, e sono ben più informate di noi. Qui siamo veramente di fronte a un blitz immediato, dove veramente il questore o il prefetto devono disporlo immediatamente, perché una zona già degradata, in più addirittura controllata da attività criminali organizzate, non dal povero disperato che non è legittimato a farlo, ma per mangiare può spacciarla. Qui c'è proprio un'organizzazione. Guardate, ancora non si è visto, si vedrà più tardi quando andiamo in quella casetta. I signori che sono scappati dopo averci lanciato i sassi, eccetera, hanno provveduto a chiudere le serrande blindate che si sono messi, quindi noi non siamo riusciti a entrare del tutto dentro, e hanno coperto dei buchi dove lasciano le sostanze con dei teli bianchi, perché da fuori sembrasse che il muro fosse integro. Quindi non è assolutamente un sostanze, vuol dire sostanze, droga, eccetera. Quindi non è una cosa casuale, ed è un'organizzazione vera e propria. Questa è la dimostrazione che il territorio è loro. Sì. Mettono delle grate in uno spazio che reputano loro. Qui siamo all'assurdità, giusto? Sì, scusatemi, sì, c'è la pubblicità, mandiamo la pubblicità e salutiamo Fausto Montrone e ci vediamo. Grazie a Tullio, grazie a tutti voi. Si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a 2 passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Sconti fino al 70% e ritiro dell'usato. Questi sono i grandi affari da Boutique dell'Arte. Boutique dell'Arte è lieta di rispondere anche telefonicamente a tutti coloro che desiderano conoscere il valore di vecchie pellicce, montoni e capi in pelle. Da Boutique dell'Arte il cambio pelliccia è facile. Telefonate per conoscere le modalità. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni. No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC. Progettata per te. Mi trovo da Windows Group, una grande realtà italiana che produce in maniera artigianale serramenti e cassonetti in PVC in una vastissima gamma di modelli e colori, dai più economici ai più performanti, che garantiscono una perfetta insonorizzazione e un grande risparmio energetico. Windows Group produce in modo artigianale serramenti e cassonetti in PVC della migliore qualità. Windows Group, qualità al miglior prezzo. Contattaci allo 02 39 10 43 61. Ed eccoci tornati, siamo nuovamente qui con Matteo Forti, a cui devo una risposta perché prima l'ho dovuto interrompere per la pubblicità. No, ma era semplicemente per proseguire
il ragionamento che stavamo facendo, perché credo che poi dopo ci farai vedere altre immagini, esatto, che mostrano che quelle sono anche zone di spaccio, o meglio, di base dove tenere le sostanze che poi vengono spacciate in superficie. Non dimentichiamoci che a pochi chilometri di distanza lì c'è Rogoredo, a pochissimi chilometri di distanza. E perché mi è venuto in mente questo? Perché spesso anche in commissione, in consiglio, quando abbiamo affrontato il tema, abbiamo sentito dire alcuni: ma è meglio in qualche modo, insomma, concentrare lo spazio e l'uso della droga in alcune aree che almeno si sanno, in modo che evitiamo che questa cosa dilaghi per la città. Addirittura questo lo si sostiene quando si giustifica la presenza di alcune realtà che per esempio perseguono la cosiddetta riduzione del danno, cioè vanno vicino nelle vie, nelle aree limitrofe a Rogoredo per intercettare chi va a drogarsi dandogli la siringa pulita, con l'idea che così si va a drogare, però almeno lo fa con uno strumento che non è sporco, rischia di non infettarsi con altre malattie. Quella è la teoria della riduzione del danno. Ma se a pochi metri succede quello che stiamo vedendo, è un ulteriore argomento che quella teoria è sbagliata. Poi vabbè, ci sarebbe un collegato da dire che poi queste persone che non sono comunque mentalmente stabili per le cause della droga, poi magari guidano, hanno un'arma, eccetera, sì, e combinano disastri in giro. Assolutamente. La siringa, secondo me. Ma per rimanere al tema appunto dell'area di Rogoredo, che è a pochi chilometri di distanza dallo scalo di Romana, cioè la soluzione non sono queste qui. Le soluzioni non sono la riduzione del danno, il presidio sanitario. La soluzione è riqualificare le aree ed evitare che la gente si droghi. Molto semplicemente. Certo, non è semplice farlo, ma è l'obiettivo che un'amministrazione pubblica deve perseguire. E credo che Milano, mettendoci della buona volontà, dei fondi, a tutti gli strumenti. Nel frattempo abbiamo salutato Fausto Montone, con noi un personaggio noto nelle strade notturne di Milano, ma per funzioni positive, il presidente di Protetto, Fernando Barone. Grazie dell'invito. Il mio invito è dovuto al fatto che purtroppo sapete che diversi clochard italiani e non sono morti per il freddo, la neve in queste settimane, e purtroppo sembra non ci si riesca a trovare una soluzione per collocarli da qualche parte. Fernando l'idea ce l'avrebbe, dopo ce la spiegherà meglio. Nel frattempo vediamo cosa succede a Porta Romana, quei clochard che sono dentro. Agevoliamo il filmato, grazie. Ed ecco come in ogni posto dove ci sono dei ragazzi giovani, nerboruti, forti, però purtroppo abbandonati in questa situazione, c'è anche il gioco del pallone. Quindi un tiro lo facciamo anche noi, un tiro di solidarietà per le persone che vivono in questo posto indegno. Ma purtroppo col gioco rimane il guardaroba, la lavanderia. Vi ricordo, sempre di fronte alla struttura del Comune di Milano, dell'assessorato alle politiche sociali. E guardate qui, un vero e proprio guardaroba. Si vede che la Caritas, comunque il buon cuore dei milanesi, non fanno mancare, soprattutto dopo che ha nevicato, c'è l'inverno, scarpe anche di marca. Guardate, ci sono delle Verdi All Star, zaini, trolli. Ci sono anche delle scarpe da bambina e bambino, che il nostro Paolo ha già ripreso, sedie. Guardate, un'esperienza veramente toccante, perché si vede proprio l'ipocrisia di una politica che ben poco pensa ai cittadini. Stiamo proseguendo in questo che sembra essere un bazar all'interno della stazione di Porta Romana di fronte a Fondazione Prada, e guardate cosa troviamo: un portafoglio vuoto, crediamo sia vuoto, sì, vuoto, abbandonato qui insieme a dei pantaloni, e ancora pantaloni di marca, i famosi, non diciamo la marca, ma che si usano d'estate. Nel mentre troviamo altri bivacchi abbandonati, materassi coperte, ma soprattutto cavi elettrici
a 3,80, ci dice una persona con noi che è esperta, scoperti, buttati lì per terra, con l'acqua, ha piovuto in questi giorni, ha nevicato, e vi ricordo che siamo in uno spazio pubblico, perché questa è una stazione. Verso, diciamo, la fine della stazione di Porta Romana, lì potete vedere il famoso cantiere, il nuovo cantiere dove appunto sono stati sgomberati i senza tetto che avevamo visto e vi avevamo riportato qualche settimana fa, e a fianco alle costruzioni, al cantiere, le nuove cose, a 10 metri i capanni di quelli che dormono. Cioè, ditemi se questa qui non è una presa in giro per i cittadini, eccetera. Poi, se stiamo a vedere, guardate, capanno, Paolo mi sta seguendo con le immagini, e a fianco la splendida costruzione moderna della Fondazione Prada. E guardate cosa abbiamo trovato sopra una vecchia carrozza, un bivacco con tanto di scarpe, vestiti, giacigli, roba da mangiare, auricolari del telefono. Insomma, in questo luogo non si fanno mancare niente, sono molto creativi. Capanne in ogni luogo e capanne in ogni dove. Io qui, cari amici, richiudo, non per altro ma che perché la puzza è incredibile e poi perché non voglio che gli si rovinino quelle poche cose che questo signore ha qua dentro. Qualcuno qua? Signori, guardate cosa abbiamo trovato, un'altra suite con tanto di scarpe e tutto il restante, materassi, coperte, Paolo, a terra ci sono le uova, qui i generi di prima necessità, un piccolo rimessaggio, voglio entrare un attimo per vedere cosa succede. Beh, sono messi bene, qua hanno delle padelle, cataloghi nuovi, e qui c'è una, non so che cos'è, ah, una stufa a gas, un fornellino a gas, e anche un accenditore per fare l'accensione. Va bene, direi che possiamo uscire da qui, come avete visto, cari amici, i posti sono terrificanti. Abbiamo chiuso, facciamo vedere qui anche una piccola dispensa dove si tengono le proprie cose e anche, come sta facendo vedere Paolo, tutta l'attrezzatura per cucinare in due persone, crediamo, perché abbiamo trovato due giacigli molto ben costruiti e con cuscine coperte per due. Ed è incredibile, una cucina così all'aperto sotto Prada, ma nessuno al mondo può avere un luogo del genere. Sono anche molto, tra virgolette, puliti, infatti vedete, hanno l'acqua e il sole, Pratic Piatti, che è un lavapiatti del discount, insieme a una rete metallica, un nuovo arrivo magari, un bambino, un ragazzino, un'altra persona, c'è già il letto pronto col materasso. E andiamo avanti.
continuiamo ad andare avanti, siamo dentro la stazione di Porta Romana e per darvi un'idea, adesso in questo punto siamo nella metà, sul lato sinistro troviamo via Lisonzo, sul lato destro troviamo via Brembo e via Lorenzini, quindi la Fondazione Prada è l'ex officine appunto di via Lorenzini che eravamo andati a visitare qualche anno fa. Una situazione veramente imbarazzante e pietosa. Ed ecco il treno Nord che passa, i passeggeri possono vedere queste scene pietose che abbiamo visto noi. E che dire, il trash passa sui binari, continuiamo a seguire le stazioni ferroviarie peggiori di Milano e diciamo che questa non è da meno dalle altre che abbiamo fatto vedere nelle scorse settimane. Quello che vi stiamo facendo vedere adesso sul lato di via Lorenzini, di Europa, è uno dei buchi più usati per l'ingresso all'interno di questa stazione occupata. E guardate questo posto cosa ci riserva come sorpresa, un videopoker scardinato. Qui c'è la struttura centrale, la sua cassettiera dove ci sono le monetine, è là. Un cambiamonete scardinato. Devo dire che questa stazione di Porta Romana è veramente un posto dove si può trovare veramente di tutto. Ed ecco, questo è un altro dei pertugi più utilizzati per entrare all'interno e tra l'altro vengono scaricate innumerevoli quantità di rifiuti. Ed eccoci, stiamo facendovi vedere quello che si trova in questo sottopasso, pisce, urine, bottiglie, un vero e proprio ricovero dei disperati. Ancora urina. E qui un altro pernotto proprio sotto il tetto dello scalo ferroviario. Siamo sul piano ferrovia dove ogni giorno arrivano i treni Nord, ci sono qui i binari e questo è lo spettacolo che si possono trovare. E con l'immagine dei binari, dei treni che passano qui, Milano Porta Romana, Tullio Trapasso vi saluta, seguiteci su City Report insieme a Paolo Rusconi e i nostri ospiti. A presto e non ci fermiamo qui. Quanto come va veloce?
Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a 2 passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo, sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale Est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Hero è l'innovativo materasso memory made in Italy, realizzato in schiume di poliuretano con 4 strati a portanza differenziata per garantire il miglior benessere al tuo sonno. Hero è completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. Hero lo compri solo online e te lo portiamo direttamente a casa. Dormici sopra 4 mesi. Se ci ripensi, ti rimborsiamo. Bimbineria, un baby store di oltre 1200 metri quadri. La qualità delle migliori marche a prezzi imbattibili. Carrozzine, passeggini, seggioloni e seggiolini auto. Culle, lettini, camerette e corredini, abbigliamento e tantissimo altro. E solo in questo periodo con sconti fino al 70%. Bimbineria è a Cernusco sul Naviglio, strada statale Padana Superiore numero 28, con disponibilità di ampio parcheggio riservato. Infoline 0292 148051 e sul web bimbineria.it. Ed eccoci rientrati dopo il secondo pezzo del filmato, cioè quello che da dentro ci porta alla casa dei Pusher, quella bella casa in muratura con tanto di riscaldamento funzionante, fornelletti, televisori eccetera, e che poi porta all'uscita e quindi alla banchina dove abbiamo quest'altro bivacco sulla proprio dove ci sono i cittadini che aspettano questo passante. Poi ci chiediamo anche come mai il passante sia poco usato. Faccio la prima domanda a Fernando, che è appena arrivato. Una nuova situazione di abbandono, clochard senza tetto, dici qualcosa? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è dire: ma sono vere queste cose o sono fotomontaggi? È un'altra cosa che mi viene in mente da dire: ma stiamo parlando di Milano? Cioè, qui siamo a Milano? Perché secondo me c'è qualcosa che non va, o qualcuno che non prende la propria responsabilità di queste situazioni, perché qui ci sono anche dei nomi e cognomi che devono seguire queste situazioni. Vuol dire, lì c'è gente che va a prendere il passante e non può che non aver paura, comunque, a prescindere. Ieri è stata scippata una ragazza, tra l'altro, fresca. Ma mi sembra quasi normale che succedano queste cose se non si interviene prima. Per cui, secondo me, la politica in questo caso ha dei grossi debiti di persona, perché qualcosa bisogna fare, cioè, non può rimanere così comunque a prescindere. Ma fra l'altro, lasciamo stare tutte le tende, una costruzione come quella che troviamo appena dopo la banchina, sì, in muratura, sì, con il riscaldamento e la luce elettrica. Cioè, che senso ha? Allora, se non serve, perché come diceva giustamente il consigliere Forte, ci sarà una riqualificazione, non credo che abbiano bisogno di questa costruzione, o almeno adesso, buttiamola giù.
Cioè, che senso ha tenerla così? Per creare un posto dove far crescere l'illegalità, fare un posto di guardia per gli spacciatori per controllare meglio l'accesso nelle stazioni. Ma i cittadini, voi non sapete cosa mi hanno detto, non posso riferire anche le parolacce che hanno detto, perché pagano un biglietto, hanno mandato 10, 11, 12 mail. Io penso sempre alla mamma di questa ragazza che è stata scippata ieri, fortunatamente solo scippata, che potrebbe accadere di peggio, che mi ha detto: io mi devo far venire a prendere dal mio fidanzato al passante a Porta Romana, non in estrema periferia dove dice il sindaco Sala che non ha fatto molto, e anche lì è vero, però anche nel centro non mi sembra che la situazione sia diversa. Matteo, ti volevo chiedere, adesso abbiamo visto anche questa situazione di capanni, bivacchi sulla banchina, ma adesso lì Trenord, visto che se c'è un ambulante gli fa pagare appunto lo spazio eccetera, certo, un posto fisso abusivo così nessuno interviene? No, no, ma è chiaro che lì bisognerebbe intervenire, anzi ti chiedo se poi tutte queste informazioni magari dettagliate me le passi, in modo che poi si, certo, possano preparare anche eventuali interpellanze, interrogazioni eccetera. Diciamo che, come spesso accade nel nostro paese, la responsabilità è sempre condivisa. Io qua, come consigliere d'opposizione, potrei anche facilmente attaccare la giunta Sala, il vice sindaco alla sicurezza, l'assessore alle politiche sociali. Allora, queste sono situazioni ovviamente che si sono create negli anni, nel tempo. Il problema però qual è? È che una politica che vuole anche riscattarsi dopo, come dire, questi anni in cui di fatto è stata sfiduciata dalla gente, dai cittadini, una politica che vuole riscattarsi fa in modo che non esistano più zone franche nella città. Noi abbiamo zone franche. E tra l'altro lì, come ci hai fatto vedere, si concentrano una serie di situazioni, dalle comunità di stranieri musulmani che magari vanno lì a pregare e non dovrebbero andare lì, da chi ci dicevi, poi credo che non si possa far vedere per ragioni, diciamo, anche estetiche rispetto ai telespettatori, hai trovato anche di fatto macellazione clandestina. In quelle... magari anche a uso personale, non era tantissima, sì, la roba, certo, però non era sicuramente un luogo dove... droga, spaccio, cioè di fatto lì sono zone franche della città. Allora, è chiaro che anche i progetti di riqualificazione, bisogna dire una cosa a proposito di responsabilità politiche, che il progetto di riqualificare gli scali ferroviari arriva dal primo decennio degli anni 2000, poi le varie amministrazioni hanno rallentato, in particolar modo la giunta Pisapia. Abbiamo perso 5 anni con la giunta Pisapia rispetto alla riqualificazione di quelle aree, ma questo se vogliamo trovare delle responsabilità politiche. Ma ad ogni modo è chiaro che oggi è ripartito il progetto di riqualificazione, non lo fai in un anno, non lo fai in due, lo fai in 10 anni, ma nel frattempo, se vuoi recuperare credibilità con i tuoi cittadini, ti occupi appunto della gestione corrente, ti occupi dell'ordinaria amministrazione, ti occupi di mettere in sicurezza in attesa della ricostruzione. Posso fare l'avvocato del diavolo? Sì. Allora, ultimamente sento Beppe Sala e una buona parte dei suoi assessori e della sua maggioranza parlare della riapertura dei Navigli. Sì. Adesso, credo che ci voglia... Che non si fa più. Lo sai che non si fa più, perché... Ha detto che ha chiesto i soldi all'Europa. Si è accorto che i soldi che voleva mettere a disposizione del Comune non bastano, ci sono altre priorità, ha detto, e quindi... questa cosa su cui si era altrettanto giocato, come le Olimpiadi, come EMA, eccetera, non si farà più. Adesso si è ridotto a fare come fanno quelli che lui chiama populisti, l'antipolitica, cioè se l'Europa ci dà i soldi lo facciamo, se no è colpa dell'Europa che non ci dà i soldi. Quindi siamo ridotti a questo. Direi che siamo oggettivamente in una cattiva situazione. Fernando, ci puoi spiegare un attimo il tuo progetto, visto che vediamo sempre... sì, una marea di gente per strada, esatto, che non trova collocazione e nei dormitori non ci vuole andare, esatto, poi ci spiegherai, esatto, anche, esatto, perché. Beh, i dormitori ormai si sa come sono, che condizioni sono, a parte che sono quasi tutti italiani che vengono picchiati, derubati, nonché vessati. Non vogliono andare per questi motivi, quindi la soluzione qual è? Ci sono appunto case abbandonate, palazzine dismesse, per cui sarebbe una cosa logica, non dico donarle, ma trovare un accordo con qualche associazione, qualche gruppo privato che possa finanziare
la ristrutturazione di queste palazzine, e noi ci siamo fatti carico anche di questo eventualmente come proposta. Perché non viene accettata? Io penso, sono convinto ormai, perché sono 5 anni che questo progetto è fermo su quel tavolo ed è un progetto a costo zero per il Comune, quindi il Comune potrebbe dire non abbiamo un euro e non possiamo dartelo. Siccome non c'è nessun costo, potremo comunque approfondire per poter portare questo progetto avanti. Cosa succede? Secondo me, io ho pensato, credo che l'emergenza sia molto più economicamente redditizia rispetto a questo tipo di cosa, perché l'emergenza crea tante situazioni, si saltano gli appalti, quindi a parte allora. Quello, ma comunque si dovevano pagare alcune altre associazioni, alcuni posti in emergenza, appunto, e quindi girano parecchi soldi, e quando girano parecchi soldi certe cose non vengono fatte. Questa è la cosa che mi dà anche rabbia oltretutto, quindi ecco perché non parte, perché sarebbe a costo zero, per cui almeno la sperimentazione. Questa settimana sei venuto da noi, sì. Nei prossimi giorni andrai a trovare magari qualcuno del comune, non voglio neanche sapere chi, sì. Gli farai presente che abbiamo visto un sacco di proprietà vuote e abbandonate che possono diventare, se non già lo sono, ma sede di criminalità, degrado e insicurezza. Sono 5 anni che diciamo queste cose e lui sa perfettamente. Però se tutte dice le lui palazzine, devi dire chi è. Certo, l'assessore Maiorino, ovviamente lui è responsabile delle politiche sociali a cui noi facciamo riferimento. Io spero che ci dia una mano, perché una mano chiediamo. Essendo lui il referente, siamo obbligati a interloquire con lui. Per cui, siccome è una persona intelligente, la ritengo intelligente, deve capire che anche il dormitorio ormai è superato, perché come dicevo prima, vengono picchiati, rapinati, per cui non vogliono neanche andarci, preferiscono stare in strada. Preferisco stare in strada con questo freddo. Sì, i dormitori ormai sono divisi a clan, vediamo quello di Viortel, adesso diciamo una cosa che magari in questo momento esce un po' da Porta Romana, ma siamo vicini. Abbiamo le divisioni, abbiamo gli italiani che dormono fuori perché dentro non vogliono entrare perché vengono picchiati paura, da questi hanno gruppi. Paura, hanno paura, certamente, ma tante situazioni del genere, anche peggio che non vorrei neanche dire, oltre ad alcol e piccoli stupefacenti che girano comunque all'interno. Ma queste sono cose più tecniche e burocratiche che magari no, ma è giusto dirlo perché i cittadini le cose le vedono. A me interessa il fatto che loro non vogliono andare nei dormitori e per dormire in strada, rischiando anche di morire perché il freddo fa anche quello, certo. Uccide. Allora dobbiamo cercare un'alternativa migliore. L'alternativa migliore, avendo queste palazzine disabitate, secondo me. E ne abbiamo tante. Io, se serve, come sempre, ho visitato 320 luoghi tra comunali e privati, più quelli, diciamo, che sono sequestrati dall'antimafia, che invece sono occupati da spacciatori tipo quella di Viale Padova, via Mosso, che però adesso è data in carico al comune. Sì. È passata dal prefetto poltroniere di Palermo, presidente dell'autorità, al comune di Milano ed è occupata ancora. Quindi anche lì una bella costruzione in Viale Padova, non si sa chi darla, la lasciamo agli spacciatori della zona, invece che darla magari a Fernando e dare una possibilità ai cittadini impegnati di presentare il loro progetto e provare a farlo, anche certo, magari con quella piccola palazzina che è da ristrutturare, ha tante spese da fare. Tutto questo non accade mai, questa è un'altra roba che fa incavolare tutti, perché come è successo settimana scorsa con la lettera della Scavuzzo sulla stampa di Torino, dove dice che i cittadini si vogliono prendere troppo potere perché segnalano 30 cose al giorno e invece il progetto deve essere super integrato, quindi deve passare sempre da loro. Ok, vi mandano le mail per Garibaldi, non ha ricevuto niente un anno fa e settimana scorsa, vi mandano le mail per Porta Romana, non rispondete. E allora che facciamo? Ci tappiamo gli occhi, andiamo avanti così e, come giustamente qualcuno mi ha ricordato, non gli do la responsabilità, facciamo come i 5 anni di Pisapia, dove praticamente non è successo niente, tutto è rimasto immobile, salvo qualche interesse personale. Faccio l'ultima domanda perché il tempo corre al consigliere Matteo Forte. Adesso io ti farò avere tutte le immagini di questa situazione e anche delle precedenti, perché credo che la situazione delle stazioni, come tutti i telespettatori ci segnalano, è sentita. Ma che si può fare in concreto, non dico domani, la prossima settimana, il prossimo mese? Beh, allora, naturalmente c'è una prima cosa, che questo spetta la responsabilità di tutti, cioè laddove ci sono delle documentate situazioni di illegalità, di veri e propri reati, questo appunto si può, come dire, segnalare all'autorità giudiziaria, all'autorità delle forze di sicurezza, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle responsabilità politiche, appunto, ripeto, forse mi sono ripetuto troppo. È ben chiaro, è giusto dirlo. In questi minuti che abbiamo passato insieme, ma
c'è l'ordinaria amministrazione, la messa in sicurezza. Allora su quello invece si può intervenire con interpellanze, domande a risposta immediata, il question time, tutti strumenti che noi abbiamo in aula, noi consiglieri, per chiedere, per far presente e per chiedere agli assessori competenti di intervenire, o se stanno intervenendo cosa stanno facendo, perché poi questa è anche come dire, un diritto di informazione, cioè sapere cosa sta avvenendo, se l'intenzione di intervenire si è già manifestata. Questo te lo dico perché i nostri spettatori purtroppo prendono questi mezzi, questi autobus, questi treni, perché abbiamo anche l'Ampugnano Bus, che è un'altra situazione incredibile, e dicono: ogni giorno arrivo lì, mi trovo questa capanna con questi che fanno la questua molto violenta, questi tossici che ci sedono le scale, si avvicinano a noi, perché se non hanno i soldi dove li recuperano? Lo scippo, certo, eccetera. Ma lì non si può fare qualcosa, mandare una persona a controllare questi binari? Cioè, parliamo di sicurezza ferroviaria, fortunatamente non abbiamo avuto ancora attentati, ma qui se ne volessero fare, te lo dico di cuore, fuori da, ne potrebbero fare quanti ne vogliono. A Garibaldi arriviamo addirittura sui binari senza nessun controllo. Beh, diciamo che c'è ormai da un po' di anni un tavolo permanente, anche se a me parlare di tavoli fa sempre un po' venire l'orticaria, però di fatto il tavolo sulla sicurezza, il tavolo provinciale, vede seduti insieme sindaco, nella doppia veste di sindaco di Milano e sindaco della città metropolitana, prefetto e forze dell'ordine. È su quei tavoli che la città e chi l'amministra indica le sue priorità. Devo dire che in questi anni abbiamo fatto fatica a capire quali sono le priorità, perché gli sgomberi non sono una priorità, perché le occupazioni da parte dei centri sociali non sono una priorità, lo abbiamo visto anche di recente sul caso Macao, perché invece la creatività dei giovani che va salvata e va indirizzata verso percorsi di legalità, insomma poi tutte formule che sono molto bravi a trovare nei documenti del il Leoncavallo, anche, visto che vogliamo il Leoncavallo, anche lì non dimentichiamoci che l'ultimo progetto sempre della giunta Pisapia, non abbiamo capito la giunta Sala cosa ha intenzione di fare in merito, era una permuta, cioè regalare ai proprietari privati dello stabile dove è occupato del Leoncavallo due immobili del comune, tra cui due immobili pubblici, la famosa scuola di Viale Zama di cui si è parlato anche prima, e il comune si sarebbe preso l'immobile privato occupato dal Leoncavallo, anche lì non si capisce bene per far cosa. Per cui tu hai il commerciante, l'artigiano, che viene sempre messo in difficoltà, viene sempre messo, se non paga la tassa sui rifiuti secondo il metro quadrato, c'è un accanimento, per cui si passa subito a trattarlo come evasore fiscale, non magari come uno che si è sbagliato e lo si mette in difficoltà. Nel caso di chi occupa abusivamente, tendenzialmente per motivi ideologici contigui alla maggioranza che governa la città, allora in quel caso no, ma sono progetti sociali, non va trattato con gli strumenti della sicurezza, non vanno trattati come delinquenti, addirittura facciamo la permuta regalando immobili pubblici. E insomma, il problema è che si è un po' andati avanti con questa modalità. E noi ancora non abbiamo capito quali sono le priorità di questa amministrazione di centrosinistra che porta sul tavolo provinciale della sicurezza. E per esempio gli scali ferroviari, ricordo 1,2 milioni di metri quadri, grosso come l'area Expo, dovrebbe essere una priorità, cioè la messa in sicurezza in vista di una riqualificazione dovrebbe essere una priorità, evidentemente non lo è. Ringrazio Matteo Forte, faccio l'ultima domanda a Fernando, abbiamo sforato, sì. Da quello che ho capito, ho sentito, sì, da Matteo, insomma c'è qualcuno che può fare i progetti sociali occupando e poi magari facendosi regolarizzare, addirittura permutando la proprietà, diventando addirittura, certo, loro. Certo. Io trovo questa cosa di una disparità incredibile rispetto a tutti gli altri che invece fanno una domanda, come succede anche nelle case popolari. Attenzione, i furbi, i loschi, eccetera, hanno più vantaggi degli altri. È sempre stato così. Vuoi dire due parole su questa cosa? Cosa posso dire? O diventiamo come loro, o rimaniamo così, aspettiamo e ci arrabbiamo. Non abbiamo tante alternative. Direi che io personalmente lo dico sotto la mia responsabilità, se avessi un progetto e vedessi della gente morire, visto che è tollerata l'occupazione per il fumo, per la semina, per l'uso delle droghe, LGBTQ, perché ormai non si capiscono più le sigle quali sono, sinceramente, personalmente io ci starei a fare un'occupazione simbolica per salvare delle persone che sono in mezzo a una strada che non vengono guardate da nessuno.
Chiude qui la puntata, scusateci, ci siamo dilungate, ma era bello parlare con questi ospiti molto impegnati sul territorio e che comunque hanno dei contenuti. Saluto Matteo Forte, e ti farò avere grazie tutto il materiale. Grazie a voi, vi ringrazio. Saluto Fernando, che vedo che adesso anche il lunedì, oltre che la domenica e gli altri giorni, è per strada. A dar da mangiare senza tetto, che è la cosa più importante. Un saluto a tutti allora, vi salutiamo, alla prossima settimana.